Sì, ve l'ho detto già l'anno scorso che era un obiettivo prioritario. Il fatto di giocare con entusiasmo, di trasmettere questi valori in campo, di far vedere che siamo ambiziosi, che abbiamo voglia di fare. E questo credo che sia una cosa che sia palpabile da parte di tutti, che abbiamo voglia di divertirci, di giocare bene insieme, di impegnarci. Ho detto tante volte, mi rende molto orgoglioso questo aspetto qui, da allenatore, perché credo che sia il massimo, l'uovo di Colombo, cioè quello che cerca chiunque, cioè di avere una squadra che giochi, che ti venga dietro e che tu giochi con tanta anima, con tanta volontà. Questo credo che sia stata la nostra forza, perché la gente ci sostiene e gli piace questo tipo di atteggiamento. Come dice Giorgio Bottaro molte volte, la squadra che ha l'idea della squadra operaia fa trasparire un pochettino questo, gente che ci dà tutto sempre al 110%. E questo, ribadisco, ci rende molto orgogliosi per tutto quello che stiamo facendo, sia per lo staff che per i ragazzi. E più di questo ci sono anche i risultati. È chiaro che ci troviamo alla fine del 2013 secondi in classifica, non abbiamo scelta. Io penso che per budget, per talento, per roster, per un insieme di cose, io non so in Italia chi avrebbe scommesso dicendo alla fine di dicembre, all'ultima di andata, Ravenna secondo che c'è. Non ci otteniamo ben stretto, però credo che abbiamo fatto una piccola impresa fino a questo momento. E speriamo di perseguire. Io ho detto ai ragazzi, io non vorrei che arrivassimo un po' con la pancia piena, col fatto che adesso ci manca poco, l'obiettivo ce l'avamo prefissato. Mi piacerebbe pensare in grande, non tanto per fare un risultato importante, per non calare l'intensità e le aspettative della gente nei nostri confronti, perché la gente ci vuole bene, ci segue, c'è questo gran fermento e noi adesso dobbiamo essere bravi e professionisti a perseguire questa cosa qui, malgrado le motivazioni, non dico che diventano un po' meno, ma come dico, facciamo le partite quando il nervo si scopre, quando abbiamo ci mettiamo un po' in difficoltà. Adesso che noi siamo, direi, come dicevo prima, non portiamo a casa 4-5 partite, io penso di sì, ragazzi, abbiamo un po' di partite in casa, 4-5 partite, ma siamo consci tutti di questo fatto. Il problema adesso sta proprio in questo qui, fra la pancia piena o no. E direi che il 2013 per noi è un anno da per la città di Ravenna da ricordare. E noi ci fa un gran onore essere protagonisti di questa cosa. E sono arrivato, c'erano 23 abbonamenti, sono 609 oggi. Credo che qualcosa abbiamo fatto, sia andato per ogni settimana le palazzette piene. Non sento un fischio, sento che tutta la gente incita i nostri giocatori, c'è un'empatia importante con il nostro pubblico, ci facciamo voler bene, andiamo tutti in campo, è difficile chiedere di più di queste cose qui in questo momento. Sicuramente un paio di partite di più forse potrà vincere, però credo che dobbiamo presentare delle cose. Un momento da ricordare della prima parte della stagione, quindi del campionato di TNB dell'anno scorso, e un momento da ricordare di questo inizio di Cile. Non ti posso dire, io direi, il momento da ricordare secondo me il più importante di tutti è in quell'angusto gabbiotto di spogliatoio che c'era a Firenze tra il primo e il secondo tempo, quando eravamo meno 12, io mi sono trovato con un gruppo da guardarci negli occhi e dove ci stava scappando tutto il mondo. Ci stava scappando tutto il mondo, perché noi avevamo dominato, stava dominato un campionato e andavamo fuori in maniera che non potevamo andare fuori. E lì credo che sia stato il momento più tosto della stagione, dove abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo e siamo stati splendidi per un insieme di cose. Credo che quello sia stato il momento più importante. È chiaro che dopo la promozione, le finali, queste cose qui. Ma quel momento lì, fare il primo e il secondo tempo, lo spogliatoio meno 12 e vincere una partita senza mettere un tiro da 3 punti, recuperando 12 punti, credo che lì abbia fatto una gran bella impresa. L'altro momento da ricordare in questa stagione, quel momento da ricordare. Ma di ricordare ci sono tanti, forse la prima vittoria a Mantova che ci ha dato un pochettino là nella consapevolezza che potevamo starci in questo campionato, anche se, ribadisco, è qui Ciccio,
costruito squadra attorno anche alla sua mano e all'idea che lui possa aprire il campo e giocare in certa maniera. La prima di campionato abbiamo giocato senza di lui, un po' abbiamo pagata. La vorrei fare altre 10 volte, non so se noi in casa nostra con lui perdiamo quella partita.